E quest'anno ci è stata data l'opportunità dalla nostra insegnante di ginnastica di venire a contatto diciamo, in un posto nuovo dove comunque non tutti i giorni ci rendiamo conto delle difficoltà che magari coinvolgono certe persone. Comunque apparentemente sembra una realtà molto distante, ma in realtà è più vicina di quanto sembra. L'abuso di certe sostanze, se magari siamo portati a magari giudicare queste persone, ci siamo resi conto veramente che dietro un gesto così c'è comunque una storia delle difficoltà di fondo. Sa? E una ragazza che appunto ci ha raccontato della sua vita, di come è nata la sua tossicodipendenza e di come alla fine è arrivata fino qui. E credo che abbia fatto pensare a tutti. Cioè, comunque ci sono molti ambienti che possono aiutarti a non cadere in te stesso, non rinchiuderti, e penso che anche la famiglia possa darti una grande mano in questo. Perché alla fine tornare a casa la sera tardi, dopo una vomitata, comunque strisciando, non è una cosa bella, neanche divertente. E questo sarebbe bello che i ragazzi lo capissero. È molto più divertente tornare a casa magari con il pensiero e il ricordo di aver passato una bella serata insieme ai tuoi amici, divertendoti. Darei un consiglio a tutti i ragazzi saper scegliere la propria strada, nel saper dire di no. Magari che non viene accettato in un gruppo perché magari non ti fumi una canna, non fumi le sigarette, non ti droghi o magari non vai a ballare in un certo posto. Poi è una vita che è sprecata, una vita persa, sono anni che poi non ritornano più indietro. Bisogna saper divertirsi con poco e non ricercare il divertimento con l'uso dei droghe che magari trasformano solo noi stessi e ci fanno diventare chi non vogliamo essere. E di voler bene i propri neuroni. She's always looking for a set of keys. Don't like the scent of tree. Money in a pedigree. Small town girl.